Grazie, un ringraziamento al FIRE per aver organizzato questo convegno. Io sono del Movimento 5 Stelle, sono in Commissione Industria, Commercio e Turismo. Il tema dell'efficienza energetica per noi è assolutamente fondamentale, questo lo dico alla Gianveduta, nel senso che ben prima delle elezioni il nostro programma ufficiale su 13 pagine, due pagine erano interamente dedicate all'efficienza energetica e alla generazione distribuita, che noi abbiamo indicato nero su bianco essere la primissima fonte di creazione di energia elettrica, di risparmio ed efficientamento. E adesso siamo di fronte a una decisione molto importante che determinerà il futuro italiano e comunitario dell'Unione Europea, e sto parlando degli obiettivi del 2030. Questo è il grossissimo punto interrogativo che farà decidere appunto verso quale destino andremo. Noi abbiamo una posizione diversa da quella che è quella della maggioranza del governo, che sapete è uniforme con la Commissione, quindi obiettivi piuttosto bassi e soprattutto non vincolanti. Questo discorso del non vincolante è l'aspetto chiave. Voi sapete bene che se adesso da 7-8 anni abbiamo marciato a un ritmo molto sostenuto era perché avevamo questi obiettivi al 2020 che erano vincolanti. Erano vincolanti, quindi ci hanno costretto a muoverci con una velocità decisamente buona. Quindi la posizione nostra è per obiettivi ancora più elevati rispetto a quelli che sono stati ipotizzati dall'Unione e soprattutto appunto vincolanti. Altre due cose essenziali sono la decarbonizzazione e l'esternalità. Noi vogliamo che venga applicato il principio chi inquina paga, e quindi deve essere concretizzato quella che è l'internalizzazione dei costi. Mi sto riferendo naturalmente in particolare ai costi ambientali e sanitari provocati dalla produzione di energia elettrica da fonti fossili, ma non solo, perché naturalmente esternalità vengono prodotte da qualsiasi processo industriale. Sui vantaggi, beh, è inutile che mi dilunghi, sappiamo benissimo che l'efficientamento energetico comporta una riduzione dell'import delle fonti fossili, che attualmente sono 65-70 miliardi di euro, una riduzione dei costi di energia, rilancio dell'occupazione. Ci sono numeri, stime fatte praticamente da tutte le associazioni e tutte le parti sociali. C'è la stima fatta da CGL, CGL, Confindustria, c'è la stima fatta da Unioncamere. Ogni gruppo, ogni parte sociale ha fatto un suo studio con cifre che comunque parlano di centinaia di migliaia di posti di lavoro che si possono creare. Certificati bianchi naturalmente sono uno dei principali strumenti ed è particolarmente positivo, particolarmente efficace, perché si è evoluto in modo virtuoso e praticamente forse l'unico al mondo promuove prevalentemente progetti industriali e progetti a consultivo, quindi andiamo a incentivare risparmi reali e non presunti. Adesso qual è il passaggio successivo per continuare e per migliorare e fare un salto di qualità? È la stabilizzazione dell'eco bonus e l'introduzione degli eco prestiti. Allora, sull'eco bonus dovremmo esserci ormai. Voi sapete che anche con la battaglia che il Movimento 5 Stelle ha fatto nei mesi passati, la legge di stabilità è già stato prorogato fino a giugno del 2016. Adesso, da qualche settimana, De Vincenti ha dichiarato che lo vuole rendere strutturale, lo ha detto ufficialmente a più riprese e lo ha anche scritto nero su bianco in un documento che ha rilasciato alla Camera durante un'audizione. Quindi di questo naturalmente noi siamo ben contenti. Sugli ecoprestiti, adesso è stato illustrato dal dottor Malone prima lo schema di decreto di recepimento del decreto legislativo che recepisce la direttiva 27. Bene, questa è decisamente l'aspetto fondamentale. Sulla questione dei finanziamenti c'è un intero articolo, l'articolo 15, che parla appunto della creazione di un fondo per i finanziamenti agevolati all'edilizia. È un fondo che in questo momento ha poche risorse, per cui sicuramente noi ci batteremo per aumentare la capienza di queste risorse,
e ha un limite che io ieri ho già preannunciato al ministro Guidi, ha il limite che si riferisce a progetti complessivi, cioè deve essere ristrutturato l'intero edificio. Va bene, però gli ho chiesto che venga fatto anche qualcosa per quei privati, per quelle aziende che invece hanno un progetto parziale, perché non è affatto matematico che qualcuno voglia fare appunto un progetto complessivo. Noi abbiamo già delle ipotesi alle quali stiamo lavorando con Enea di appunto stabilire delle possibilità di finanziamento agevolato appunto per progetti parziali, che è la cosa che riguarda appunto il finanziamento che in questo momento manca principalmente sullo schema di decreto di recepimento. Poi c'è anche un problema abbastanza serio all'articolo 11 perché si introducono due commi che non hanno niente a che vedere con l'oggetto del provvedimento, ma chiedono all'autorità, e mi dispiace che non c'è il dottor Bortoni perché gliel'avrei detto direttamente, chiedono all'autorità di modificare radicalmente due cardini dell'attuale normativa che disciplina il mercato elettrico. Quindi il meccanismo con il quale si forma il prezzo all'ingrosso del kilowattora e la tariffa per i consumatori tutelati. Questi sono due aspetti sui quali noi ci siamo già allertati e vedremo di far sì che il decreto si occupi di efficienza energetica e basta, senza andare a toccare questi due aspetti che esulano dal decreto stesso. Siamo un pochino anche preoccupati perché potrebbero sorgere dei conflitti di interesse o perlomeno più che dei conflitti, dei rallentamenti, perché ci sono ben quattro ministeri che sono coinvolti nella gestione di queste misure, per cui forse sono un po' tanti. Speriamo che non rallentino il processo, anche questa è una cosa su cui abbiamo gli occhi già aperti. Positivamente l'aspetto di tutta la previsione relativamente ai contatori intelligenti, al fatto di aumentare la qualità e la quantità dei dati di consumo messi a disposizione sia delle utenze sia degli operatori, questo sappiamo che è un dato fondamentale per migliorare appunto l'efficienza energetica. Infine, parlando di efficienza energetica, non si può non parlare di SEU. Voi sapete bene la questione che da 5 anni si aspettava il regolamento direttivo sempre dell'autorità, e anche questo volevo dirlo direttamente a Bortoni, autorità che finalmente a dicembre dell'anno scorso ha emanato il provvedimento, la delibera 578, che però non è completa, cioè siamo ancora in attesa dei rimanenti provvedimenti attuativi richiesti, per cui noi non sappiamo esattamente ancora, gli operatori non sanno esattamente ancora come procedere, mancano questi provvedimenti attuativi. E quindi io mi permetto di chiedere, per interposta persona, visto che non c'è il dottor Bortoni, ad AEG di non ritardare ulteriormente la delibera di questi ulteriori adempimenti necessari per rendere pienamente operativa la normativa sugli SSPC. Allora, noi abbiamo intere filiere del settore che aspettano di avere certezze normative per potersi programmare di conseguenza. Sappiamo che questo può dare adito alla generazione di ulteriori numerosi posti di lavoro che sono naturalmente il cuore di ciò che la politica deve creare, soprattutto se sono posti di lavoro ambientalmente compatibili e in questo caso efficienti. Quindi lavoreremo anche su questo. Grazie.